Hola Pepeños, ¿qué tal? Benvenuti in questa nuovissima serie. Dopo tantissimi anni e tantissime richieste, è tornato Impara lo Spagnolo in 5 video 2.0. Se non hai ancora visto l'ultima serie ormai di tantissimi, troppi anni fa, ti lascio comunque il link nel box di informazioni qui sotto e sul punto esclamativo qui sopra. Io direi di iniziare questa nuova serie Pepeños. Sono molto emozionato, sono molto contento e molto carico. Iniziamo! In questa serie toccheremo tutti quegli argomenti che ci mancavano ancora nella prima serie per raggiungere un livello ancora superiore di grammatica spagnola. Io vi ricordo che comunque nel corso del giorno e nel corso del tempo ho pubblicato, pubblico e pubblicherò sempre dei video specifici, monotematici, sul vocabolario, sulla grammatica, sulla cultura e sul vivere in Spagna. Quindi vi consiglio comunque di iscrivervi al canale e seguirmi, anche se vi interessano insomma anche dei vlog di come si vive qui in Spagna, curiosità e informazioni molto carine e coccolose. Nell'ultima serie abbiamo visto l'imperativo, oggi vediamo l'imperativo negativo, che è facilissimo. Lo formiamo con no più il congiuntivo. Quindi per la prima coniugazione in ar sarà no hables, quando ci rivolgiamo a te, oppure no habléis, quando ci rivolgiamo ad un voi. Per la seconda e terza coniugazione in er ed in ir diremo no comas per rivolgermi a te, no comais per rivolgermi a voi. Provate adesso nei commenti qui sotto a fare l'imperativo negativo del verbo partir, per esempio. Da una parte abbiamo anche l'imperativo negativo formale, quindi con l'utilizzo di usted e ustedes. Sostanzialmente uguale, negazione più il congiuntivo, ma attenzione alle persone alle quali ci rivolgiamo. Con usted usiamo la terza persona singolare, con ustedes la terza persona plurale. Quindi, per esempio, il verbo comer, ancora, no coma, rivolto ad un lei, oppure no coman, rivolto a ustedes. Per quanto riguarda la formalità, la stessa regola lo usiamo anche all'imperativo affermativo. Quindi, per esempio, possiamo dire coma, oppure coman, rivolgendomi a usted e a ustedes. La cosa si fa leggermente forse più complicata quando all'imperativo uniamo i complementi, diretti e indiretti. In primis vediamo che sono. Los complementos directos rispondono alla domanda chi, che cosa, quindi sono sostanzialmente il nostro complemento oggetto. Ed essi sono me, te, lo o la, a seconda che sia maschile o femminile, nos, os, los, las, a seconda che sia maschile o femminile plurale. Per quanto riguarda los complementos indirectos, beh, in questo caso rispondono a tutti gli altri complementi, quindi per chi, per che cosa, a chi, a che cosa, con chi, con che cosa, quindi qualsiasi altro complemento. E los complementos indirectos sono me, te, le, nos, os, les. Come potete vedere, Pepeños, sono sostanzialmente uguali questi due complementi. La cosa che cambia è semplicemente la terza persona singolare e plurale, che nel complemento diretto è lo, la, quindi lo concordiamo in genere, ecco, ovviamente anche in numero, con il sostantivo a cui si riferisce, mentre los complementos indirectos hanno le. Quindi non concorda in genere. Andiamo alla pratica. Quiero un café. In questo caso un café è complemento oggetto, quindi è complemento indiretto. Se convertiamo questo un café nel complemento diretto, useremo lo. Io voglio esso, lo voglio, no? Esattamente come in italiano, non cambia in questo caso nulla. Quindi la frase spagnola quiero un café diventerebbe lo quiero. Vediamo ancora un altro esempio. He comprado un regalo para Marta. In questo caso abbiamo un regalo che è complemento oggetto, quindi complemento diretto. Para Marta in questo caso è invece un complemento indiretto, perché è il nostro destinatario, a chi regaliamo il complemento, il regalo. Quindi trasformiamo queste due parti della nostra frase nei complementi. Attenzione, va sempre prima il complemento indiretto, seguito dal complemento diretto. La frase quindi è comprato un regalo para Marta diventerebbe le, lo, è comprato. Non suona effettivamente un po' strano, Pepeños? Ebbene sì, perché il complemento indiretto, in questo caso di cacofonia di le, lo, è comprato,
cambia un pochettino. Si trasforma da le a se. Quindi la frase non potrebbe essere le lo è comprato, perché è orribile, suona davvero malissimo. Se lo è comprato, glielo ho comprato. Il nostro glielo sostanzialmente si trasforma praticamente in se lo è comprato. Fin qui è tutto facile, no Pepegnos? Perché sostanzialmente la regola è esattamente come in italiano. Ciò che cambia è la forma, è lo spagnolo. Ebbene, l'imperativo funziona allo stesso modo con i complementi e non so perché molto spesso spaventa gli alunni e li confonde. L'unica cosa diversa rispetto all'italiano è che noi in spagnolo questi complementi li attacchiamo alla fine del verbo. Vediamo degli esempi. Compra el pan. El pan è il nostro complemento oggetto, quindi complemento diretto. Lo trasformiamo e lo attacchiamo alla fine del verbo, attaccato all'imperativo. Compralo. Vedete, ci metto anche l'accento, perché la maggior parte, il 99% di questi imperativi con i complementi, muovendosi l'accento, diventano magari sdrucciola o bisdrucciola. Pertanto, ricordate la regola degli accenti, vogliono sempre l'accento grafico. Ho detto accento non so quante volte, tipo 27.000. Però è importante che vi rimanga ben a mente che negli imperativi con i complementi, nel 99% dei casi, si scrive l'accento grafico, perché si muove, no? La sillaba. Aggiungiamo altre sillabe alla fine. Vediamo ancora un altro esempio. Di a Ana la verdad. A Ana è il nostro complemento indiretto, no? A chi? A che cosa? Mentre la verdad è il nostro complemento diretto. Li trasformiamo quindi nelle forme che abbiamo appena visto e li attacchiamo alla fine del verbo. Quindi di a Ana la verdad diventerebbe disselo. Disselo. Attenzione a non scrivere dillelo, perché è sbagliato. Ricordate che in questo caso il glielo in italiano si trasforma in disselo. Regala a Juan los bombones. A Juan, complemento indiretto, complemento di termine. A chi? A che cosa? Los bombones, complemento diretto, complemento oggetto. Li trasformiamo, come abbiamo fatto negli scorsi esempi, e diventerebbe regalaselos, regalaselos, regalaselos. Attenti anche all'accento. Pepegnos, questa serie Impara lo Spagnolo in 5 video 2.0 si ferma qui per questo episodio. Io vi aspetto nel prossimo. Iscriviti al canale per essere aggiornato sulle prossime puntate, sui miei prossimi video, e seguimi anche su Facebook. Io soy Pepe, dove pubblico un sacco di esercizi e curiosità molto interessanti sulla Spagna. Seguimi anche su Instagram a io soy Pepe trattino basso per seguire le mie avventure qui in Spagna, e soprattutto ricorda che puoi acquistare il mio libro Appunti di Spagnolo, che trovi in ebook nel link nel box informazioni qui sotto. Hasta luego!